Svolto una tesi sui cambiamenti
che le agenzie di viaggio stanno subendo, anche se gli ultimi dati ci dicono che nonostante le tecnologie, nonostante diciamo, le innovazioni tecnologiche, la figura dell'agente di viaggio resta fondamentale. La nostra candidata ha esaminato in profondità diciamo, l'organizzazione dei servizi per promuovere il turismo dalla Russia e dall'Ischia, perché c'è un grande movimento e in particolare ha parlato nel caso del Sud Italia del Services. Quindi con il permesso della Commissione inviterei la candidata a soffermarsi su questo aspetto e sulle caratteristiche di questa agenzia che in realtà raccoglie tutto il traffico turismo dalla Russia con tutta una serie di benefici nell'isola di Ischia. Grazie. La Sud Italia Hotel Service è un tour operator ischitano nato nel 1986 con sede operativa a Forio d'Ischia. Attualmente la Sud Italia è divisa in tre reparti, un reparto dedicato al mercato russo, uno anglofono e tedesco. La Sud Italia è stata la prima azienda isolana a dedicarsi e a inserirsi nel mercato russo. Infatti i turisti russi amano l'Italia, amano la regione Campania, ma in particolar modo amano l'isola d'Ischia, attratti principalmente dalle acque termali, in grado di curare le malattie e le cicatrici, e le malattie della pelle e le cicatrici. E sono attratti soprattutto dai prodotti tipici isolani, ma non solo, anche campani. Tra le località più frequentate dai turisti russi nell'anno 2019 spiccano le terme di Merano, Albano Terme e Montecatini Terme, quindi non solo le terme isolane. Da uno studio effettuato dalla Sud Italia nel 2018, nel periodo che va da gennaio a dicembre, c'è stato un incremento nei 6 comuni ischitani di turisti russi. Sul podio infatti ci sono stati i turisti russi, quindi i turisti provenienti dalla Federazione Russa, dalla Germania e dal Regno Unito. Inoltre è stato provato che circa l'80-85% degli arrivi turistici russi nella regione Campania sono veicolati alla Sud Italia. La Sud Italia oggi, grazie alle nuove tecnologie, ad internet, stringere a stretto collaborazioni con le imprese turistiche russe, con tour operator, con le agenzie di viaggio, ma non solo. Grazie alla rete oggi collabora anche con l'ENIT e altre organizzazioni. La Sud Italia si è distinta principalmente per la sua continua attenzione alla cultura russa ed è per questo che ogni anno da 7 anni il direttore commerciale della Sud Italia, Saverio Presutti, decide di organizzare una festa, una giornata di festa, un evento al quale sono invitati a partecipare tutti i turisti russi presenti sull'isola d'Ischia. Questa organizzazione, questo evento così importante, ha fatto sì che i turisti russi riuscissero comunque a tornare nel tempo e negli anni successivi sull'isola d'Ischia. Infatti, tra le aziende solane che hanno come obiettivo comune quello della soddisfazione di questo target così appassionato di Ischia. Inoltre, se non ci sono altre domande, lavoro che ha fatto questo aspetto importante. Si può accomodare la casa. Claudio Barracino e alla fine domani invece si prepara Manuela Sassano. Sì. Vediamo che la porta è chiusa e i candidati sono
e ne approfitto per salutare tutte le famiglie che mi seguono, che mi stanno seguendo, forse sentiranno meglio perché la postura di quest'aula non è delle migliori, quindi forse mi legga Facebook, sentiranno meglio e vedranno meglio, no? E ringraziamo anche Elena, grazie, sì, sì, la sua si può accomodare. Scusami, va bene. Può accomodare Claudia Barracino. Anche Claudia Barracino, anche la candidata Barracino, discute una tesi di fondo della professoressa Pugliese, quindi di un'organizzazione di esercizi turistici, grazie, dal titolo Innovazione di turismo, la trasformazione della filiera, caso studio, Andrea Vittoria. La candidata Guarracino si è occupata del sistema di turismo attraverso la filiera e ne ha descritto le trasformazioni e le innovazioni. Però la tentazione è stata forte perché con il focus sulle agenzie come stanno cambiando ha approfondito diciamo, il caso di un agente di viaggio in autorità che sta avendo grande successo nel mondo attraverso relazioni non solo diciamo innovative dal punto di vista tecnologico ma soprattutto fondando sulla capacità di relazione personale accompagnando addirittura tutti i turisti nei vari siti che sono meta di viaggi e quindi inviterei la candidata a Bacino a soffermarsi sull'andare ai viaggi e a descrivere l'importanza di questo successo. Il settore turistico è cambiato nel corso degli anni dovuto alle nuove tecnologie e all'utilizzo sempre più diffuso dei social media. Nonostante tutto è molto importante, ancora oggi l'agenzia di viaggio non è tutta una politica, perché anch'essa opera nonostante ci siano queste nuove tecnologie. L'agenzia di viaggio fa parte della filiera del turismo organizzato e l'attività di mediazione e organizzazione a fine di organizzare viaggi per chi non si è dato dall'Osservatorio del Porto di Milano è stata emanata una c'è stato uno studio che ha affermato che la maggior parte dei turisti ancora oggi quasi il 70% dei turisti stanno digitalizzando attraverso l'utilizzo dei siti, ma ancora il 70% non riesce a avere la gente per avere più conforto da un visto c'è una notizia fisica, quindi avere più conforto per quello che diamo a dire questo. Sì, è una cosa da studio, la impostazione del Milano su base studio. Allora, ha avuto molto successo, inizialmente non nasce come un agente di viaggio, ma bensì nacque come è stato in gamma a capire subito quello che la gente volesse, attraverso anche grazie a internet. Il fatturato che avviene, cioè il fatturato anno nel suo sviluppo è quasi un 40%. Rispetto a rispetto esattamente. Questa è stata la sua innovazione principale, quella di creare un sito e-commerce perché dalla sua innovazione principale, la sua agenzia è basata molto sull'outgoing prevalentemente. È un agente di viaggio viaggiante perché dà la possibilità a tutte le persone, grazie a uno storytelling fatto da foto, video, postati sulla pagina, molte persone sono incuriosite e quindi decidono di voler ricreare quelle stesse atmosfere, stesse emozioni, esperienze dettate da questo mondo. Le medie più ambite sono la Norvegia per l'aurora boreale, la Norvegia, New York, Dubai,
Chamisic e ma da poco. Allora, se la commissione non ha domande, quindi la candidata Guarnacini si può accomodare e viene invece la discussione Manuela Schisano. Chiediamo quindi a Manuela Schisano di avvicinarsi e invece si prepara la successiva candidata che sarà Aloisi. Aspettiamo Schisano che si avvicina. La candidata Schisano ha calato il concetto di filiera nel territorio della penisola sorrentina, ma in particolare ha analizzato il caso di successo che è il rieletto, che è un caso di successo per quanto riguarda una specialità di alberi che sono i vitigni, che contrariamente a quanto si può pensare, non solo sono alberi di lusso, ma sono alberi che interpretano i bisogni di alcuni turisti che soddisfano, alcuni turisti ma sempre di più, che soddisfano delle esperienze e dei percorsi motivazionali nell'ambito poi di un panorama di territorio che ha ricchezze di tutti, ma anche competenze. E quindi questo della professione volevo che la candidata si soffermasse sull'aspetto di questo boutique hotel che è una perla nell'ambito della penisola sorrentina di grande successo. Sì, grazie, buongiorno a tutti. Innanzitutto non c'è dubbio che il fenomeno del turismo sia un tema di enorme interesse, dato che comunque riveste un'importanza rilevante per diverse ragioni di natura storica, sociale e culturale, rappresentando tra l'altro uno dei quali business globali. Il consistente sviluppo registrato negli ultimi anni nel settore turistico e dell'accoglienza dimostra quanto importante sia diventato ad oggi l'esigenza del viaggio vacanza. E a tale crescita corrisponde proprio un coinvolgimento di parti sempre più ampie e differenziate della popolazione mondiale e una maggiore varietà nelle richieste dei turisti, i quali domandano prodotti appunto via via più sofisticati ed aderenti ad aspettative personalizzate, fortemente stimolate comunque da un sistema di informazione e di promozione articolato e persuasivo. A differenza di altri settori turistici, comunque il settore economico, il turismo comunque offre un prodotto molto particolare che può essere compreso soltanto come il risultato di un complesso sistema che è formato da molteplici componenti diversi e che insieme costituiscono la filiera turistica. Quindi la filiera turistica è intesa come insieme articolato che vede coinvolte strutture ricettive, tour operators, agenzie di viaggio, guide turistiche, è proprio il frutto dell'economia della penisola sorrentina. La filiera turistica di Parma. Vediamo il relitto in particolare. Sì, sì. La location, dato che tipicamente sono situate in aree urbane particolari o comunque in luoghi di pregio esclusivi, i servizi che devono essere necessariamente altamente personalizzati, quindi anche il personale è istruito per trattare l'ospite in modo da farlo sentire popolato, come se fosse a casa propria, e inoltre la gastronomia, perché soprattutto in Italia occorre comunque mettere al centro dell'attenzione del cliente l'attenzione all'aspetto del cibo. Franceschi Raviani, che è il fondatore della boutique, della BLLA, quindi Boutique Lifestyle Hotel Association, ha comunque annunciato che non è ancora consentito definire degli standard universali per permettere ad un hotel di potersi ufficialmente dichiarare boutique hotel, ma che comunque insieme ad un gruppo di lavoro di esperti, di loro
In ogni caso, per approfondire al meglio il tema circa il Boutique Hotel, ho svolto anche un'intervista in profondità ad Antonino Campora, che è il managing director del Relais Blu, questo splendido Boutique Hotel in località Termini Marciano, punta estrema che divide la costiera sorrentina dalla costiera amalfitana. Il direttore innanzitutto mi ha gentilmente accolto in struttura e ho avuto sin da subito la possibilità di notare l'estrema attenzione ad ogni singolo dettaglio, il voler anticipare e esaudire le esigenze dei clienti e il voler creare appunto un'atmosfera che faccia sentire gli ospiti come se stessero a casa propria. Il direttore ha poi gentilmente sostenuto un'intervista e ho potuto quindi indagare sui progetti e sulle prospettive di sviluppo della struttura e tra l'altro mi ha messo l'alto grado di brand reputation di Duo del Re Blu, che riesce a proporsi con un successo sul mercato turistico anche a tariffe sensibilmente superiori a quelle della destinazione. Attraverso l'analisi SWOT poi il direttore ha dichiarato che avete 13 punti di forza, quindi offrire una struttura completa al cliente con servizio spa, piscina, bar, ristorante, tra l'altro ordinato da Stella Michelin, immagini punti di debolezza, primo fra tutti dalla stagionalità, essendo comunque la struttura aperta soltanto dall'aprile fino all'ottobre. Le opportunità, quali l'intenzione di ampliare la struttura a cui serve una proprietà da collegare poi alla sede principale e la possibilità di organizzare eventi privati e anche le minacce, prime fra tutte rappresentare le numerose competitors che possono offrire servizi molto similari. Il direttore poi ha esplicitamente confessato di aver puntato in questo settore, il settore lusso che come tutti sappiamo non conosce mai crisi, andando incontro ad una fascia di clientela con reddito alto, con scarsa attenzione al prezzo, ma con un'elevata sensibilità al sistema di valori connesso proprio all'accoglienza. Infine, grazie, si può accomodare. E chiamiamo quindi alla discussione Sara Luisi, e intanto si prepara la successiva candidata che è Giuseppina Guastafiore. Si avvicina la candidata a Luisi. Per attuare strategie di marketing online, per sviluppare questa tesi
Io sono partita a definire il concetto di evento, quale avvenimento unico con scopo definito e di durata limitata, ricordando anche come questi siano rilevanti già ai tempi dell'antica Grecia. Poi si sono analizzate le varie tipologie di evento, come le mostre, le fiere, i convegni, le loro caratteristiche, ossia se pubblici, privati, o la loro dimensione, e anche le risorse in sé coinvolte, ma soffermandomi soprattutto sulla distinzione tra evento mezzo, ossia un evento che serve per enfatizzare un'altra attività, e l'evento obiettivo, ossia un evento che porta un vantaggio diretto a chi lo commissiona e lo realizza. Ho riportato l'esempio del gruppo musicale Piccolo, che oltre a tenere i loro concetti con vendita diretta di biglietti, un evento obiettivo, nel 2015 hanno anche tenuto un concerto per l'azienda, un testimonial per l'azienda automatica, che ha usato l'evento per farsi pubblicità e ha sostenuto tutti i relativi costi. Ho poi esaminato i social più utilizzati, la rivoluzione 2.0, i social più utilizzati nel settore degli eventi, quali SoWare, che permette la ricerca di eventi sul territorio nazionale, eventi che invece la permette a livello mondiale, supportando la ricerca sia con una mappa geografica o per attenenza gli interessi manifestati agli eventi, Eventbrite, che oltre a permettere l'organizzazione della gestione dell'evento specializzata nella vendita dei biglietti, e l'immancabile Facebook, che in funzione di creazione e gestione dell'evento non solo permette di crearlo e gestirlo, ma consente anche di definire i target di utenti di riferimento in base a parametri come età o area geografica, interessi. Sono state poi esaminate le varie fasi di un evento: la fase di pianificazione, che includerà la scelta dei social, la fase di gestione dell'evento, che prevederà il monitoraggio dei social e anche la gestione di feedback, e la fase post-evento, che invece prevederà l'analisi quantitativa e qualitativa di feedback, che è utile a tenere alto l'engagement della community. Per affrontare questo tema rilevante nella misurazione del successo dell'evento, sono stati introdotti i KPI, i Key Performance Indicator, gli indicatori chiave di prestazione. Questi qua devono essere misurabili e quantificabili, una caratteristica prescindibile, vanno definiti in base agli obiettivi e target dell'evento, che pur variando in funzione, quindi a seconda dell'evento, possono essere individuati alcuni KPI comuni a tutti gli eventi. Tra questi ricordiamo quelli quantitativi, che si possono misurare appunto tramite l'analisi di feedback o appositi questionari, i KPI temporali, che vedono per esempio se sono state rispettate le scadenze dell'evento, oppure quelli di risultato, se si è raggiunto il numero di partecipanti. Dopodiché, per dare un senso concreto a questa analisi teorica, ho trattato come evento culturale significativo la mostra dal nome Pompei e Santorini, che si è tenuta presso l'eternità in un giorno, che si è tenuta presso le scuderie del Quirinale a Roma. Questa mostra tende a fare, come dice anche il nome, un parallelo tra le due eruzioni vulcaniche che hanno distrutto queste due città, e allo stesso tempo però ne hanno rese eterne, immortali, come dimostrano le opere che sono presentate nella mostra, sia risalenti all'epoca delle eruzioni che anche fatte riprodotte durante i secoli da artisti dal calibro di Andy Warhol. La mostra, per pubblicizzarsi, si avvalsa dei principali social media che conosciamo tutti: Instagram, Facebook, Twitter, e inoltre si avvalsa anche del supporto di un filmato di 15 minuti su YouTube. Possiamo pagarli? Benissimo. Allora, ringraziamo la candidata Aloisi.
soprattutto per i dati a questa giornata.
ambiente e la sua economia. Tra le minacce principali invece troviamo la competitività della questione amalfitana. Abbiamo fatto bene a inserire tra le minacce per capo un punto di debolezza, quello del dissesto idrogeologico, perché per me soprattutto l'elismo si è sostenuto. Mentre invece come punti di debolezza troviamo soprattutto la non conoscenza del brand da un punto di vista internazionale, quindi un brand poco riconosciuto a livello mondiale, cioè, a differenza di quella che invece è il brand della questione amalfitana. E tra i punti di minaccia principali vediamo la presenza di altre destinazioni molto simili croate che però sono molto più riconosciute, quindi offrono gli stessi servizi, la stessa tipologia di intento, cioè la stessa tipologia di domanda. E quindi le proposte principali sono appunto per quanto riguarda la linea locale, ispirandosi a quello che riprende la questione amalfitana, andare a migliorare l'immagine per far riconoscere il brand a livello mondiale grazie appunto a una politica di marketing che va a puntare su un evento peculiare della zona, in modo da differenziare l'offerta con la persona offerta di appunto destinazioni molto simili croate. Della Riviera Dopatia per andare a migliorare quella che è la formazione turistica non solo della questione amalfitana ma di tutto il mezzogiorno, dove molto spesso alla formazione turistica non viene data la stessa valenza di formazione di altre professioni, ma che è una materia che viene affrontata diciamo in modo libero, insomma. E allora, va benissimo da scriverlo, la ringraziamo, si può accomodare. Grazie per la parola. Allora io ho cominciato.
salone, quel più elaborato, il più elaborato proprio dalla figura dell'importanza, sì, dalla figura dell'importanza della costiera amalfitana che riveste per il turismo e soprattutto per noi che appunto studentesse e studenti di beni culturali e di turismo culturale. Innanzitutto dobbiamo dire che la costiera amalfitana è un sito inserito nella lista del patrimonio dell'umanità da parte dell'UNESCO nel 1997 e questa iscrizione è avvenuta ben 2 anni dopo l'istituzione del centro storico di Napoli. Sappiamo che l'Italia e la Cina sono le 2 grandi nazioni che posseggono il più alto numero di beni iscritti nella World Heritage List e in questo momento l'Italia è oltre 55. Di questi 55, 8 sono paesaggi culturali, 5 sono siti naturali, compresa la costiera amalfitana e i parchi archeologici di Pompei e Ercolano, abbiamo anche il parco archeologico di Pescara, il complesso di Santa Sofia a Benevento e ovviamente abbiamo anche altri beni inclusi in questa lista che non si tratta di essere beni materiali e immateriali, come per esempio abbiamo la transumanza di Erpinia che è appunto diciamo una new entry, ha da poco avuto il suo ingresso nella lista. Innanzitutto dobbiamo dire che con il passare del tempo, quindi con l'avvento della società postmoderna, il modo di intendere il turismo e il modo di intendere il turista sono 2 concezioni assolutamente diverse. Il turista è divenuto appunto colui che viaggia per una vocazione ed è per questo che parliamo di turismo vocazionale o esperienziale, perché sono esperienze indotte da sensazioni, emozioni, colori appunto esterne. E parliamo anche di autenticità, un'esperienza perché si dice autentica? Perché comunque risulta essere soggettiva, diversa appunto da individuo ad individuo e non anche un'esperienza. È importante appunto la figura di ricordare le figure di Schwein e Gilmour che hanno avuto la differenziazione di questa, del tipo di esperienza e anche del professore Schmidt che è un teorico importante del marketing esperienziale che ha appunto suddiviso l'esperienza e le sensazioni. Campania. Ovviamente come detto prima il professore, oltre alla zona appunto di Amalfi che è situata sulla parte bassa, quindi più costiera, la sua costa comunque che scende appunto sul mare, questi borghi, queste stradine che caratterizzano appunto la costiera amalfitana, in particolare Amalfi, Positano, Ravello, e sono praticamente dei luoghi incantati e non a caso la costiera. C'è chi ammette che non basta una sola volta per godere appunto di appieno delle sue sensazioni, delle emozioni che comunque questo luogo in particolare trasmette e penso che sia anche così e dobbiamo dire che è importante anche comunque la relazione che c'è ovviamente tra costiera amalfitana, quindi con i luoghi che io ho analizzato all'analisi che ho effettuato del Festival Experience, che è un festival che ha avuto luogo nell'estate del 2018 da luglio a settembre, un festival che si è praticamente sviluppato nelle zone che includono un sito UNESCO al proprio interno nel meridione, quindi parliamo delle regioni appunto tra la Campania, la Puglia, la Basilicata e le due isole, la Sardegna e la Sicilia, un festival che ha visto comunque la partecipazione di numerosi giovani, quindi un'affluenza davvero ottima per essere stata la prima volta di presentazione di questo festival, in cui diciamo in tutti questi luoghi in cui si è presentato ci sono state delle rappresentazioni teatrali, musicali, che sono partite appunto dallo spiegare la storia di quel luogo dall'origine, quindi dalle civiltà antiche, fino ad arrivare alle civiltà odierne appunto recenti, sempre il tutto raccontato in una chiave allegorica con similitudini, con musica, sempre comunque sottolineando l'importanza di studiare comunque beni culturali.
culturali, di proteggere, valorizzare e soprattutto di comprendere l'importanza che un sito UNESCO ha per il nostro territorio, ed è questo comunque diciamo la finalità per cui noi oggi abbiamo studiato, ci possiamo bene incontrare, quindi è importante questo. Va bene, d'accordo, d'accordo, ringraziamo la quale va bene. Allora, ringraziamo quindi Cristiana. Un esempio è il Millennium Park di Chicago.
che vede l'inaugurazione nel 2004. Qui collabora sia il Comune di Chicago, quindi per il parco e le varie fondazioni all'interno, che i privati che collaborano con commissioni di opere d'arte, artisti di fama mondiale che appunto creano queste opere per il contesto. Sicuramente un'opera del genere fa anche capire che una potenza di arte pubblica può effettivamente riqualificare parti di città che versano anche in condizioni non proprio piacevoli, come appunto nel caso di Chicago. Da questo filone mi sono poi concentrata appunto su quello che è il problema delle poste. In realtà il problema delle poste è un problema che riguarda non soltanto l'Italia, ma il mondo in senso generale, quindi problemi ambientali e climatici hanno portato all'erosione delle coste, ma anche la forte urbanizzazione dell'essere umano, che ha mangiato praticamente sempre più chilometri e chilometri di coste. Esistono quindi da qualche anno degli eventi o comunque delle attività di riqualificazione. Un esempio può senz'altro essere l'Englands Creative Coast, che verrà, un evento che verrà appunto fatto sul lungomare dell'Inghilterra, del Sussex, dell'Essex e del Kent, quindi del sud dell'Inghilterra, ed è un evento che verrà fatto tra la primavera e l'estate 2020, quindi in corso di d'opera. Sì, magistrale. Sicuramente sono due installazioni che hanno una forte valenza sociale perché fanno riferimento alla problematica dell'immigrazione e Sergio lo fa proprio realizzando opere del genere che non rientrano nell'idea generale di quelle che sono opere d'arte, perché diciamo che tutti sono abituati ad entrare in un museo e poter guardare un quadro e si finisce lì. In realtà queste sono delle installazioni appunto che entrano in un contesto e che creano anche discussione tra le persone che lo osservano. Sono innanzitutto due installazioni che possono essere osservate solo dall'alto, per cui anche nell'immediata vicinanza non si concepivano, erano viste dall'alto, e a Viso dei Naviganti sono cinque strutture in vetro resina, quindi molto grandi, erano otto, quindi cinque uomini e tre pesci, mentre la Terra di Nessuno sono una serie di, se non sbaglio, 30-35 telai di ferro ricoperti di cotone. Quindi anche se ci si avvicinava ad entrambe le opere, non si aveva l'idea, insomma, di capire quello che poi era. Quindi viste dall'alto si capiva proprio la problematica sociale relativa alla forte immigrazione. Quindi di questi uomini che si allontanano dalle proprie case, intraprendono un viaggio pericoloso della speranza, tra virgolette, di arrivare in un luogo dove possano essere accolti e poter vivere in un modo, diciamo, diverso, migliore rispetto al loro luogo di origine, ma che purtroppo questo non accade, in quanto nella maggior parte delle volte sono viaggi che non si concludono nel modo sperato, ma sono persone che perdono anche la vita, come ci dimostra lui, corpi che si vengono a ritrovare galleggianti in mare, come nel caso degli Avvisi ai Naviganti, oppure corpi che arrivano privi di vita spiaggiati sulla nostra terra, come nella Terra di Nessuno. Quindi è comunque... Sì. Potrebbe aggiungere... E questo è stato tutto documentato con un video documentario interessante.
Allora, un altro esempio sempre sulla costa del litorale è la riqualificazione di un locale, il Nabila, che è generalmente molto conosciuto soprattutto dai giovani a Bacoli. È praticamente un beach club dove vengono... i giovani sono tutti intendendo. Un beach club dove vengono fatti anche degli eventi e praticamente nell'arco del 2019 il titolare della struttura, assieme ad Eugenio Tibaldi, l'artista, decidono di porre un restyling della struttura. La struttura è molto vasta, sono circa 380 mm quadri e Tibaldi realizza una copertura praticamente di appunto circa 380 metri di acciaio, legno e PVC proprio a forma di conchiglia, facendo riferimento alla conchiglia dei Campi Flegrei in senso generale. E in realtà è una struttura molto particolare, un po' di disincanto, perché è tutta diciamo realizzata con vetro alle pareti, per cui non si riesce bene a suddividere l'esterno dall'interno. È stata fatta anche una riqualificazione ambientale all'esterno. Sì. Infatti questa problematica si è messa molto bene con il vetro flegrei. Per medaglioni biografici procedesse invece per scuole pittoriche regionali. In
rappresentava l'elemento di una serie le cui unificazioni davano una visione dettagliata unita della storia pittorica di tutta l'Italia. Quindi vediamo che Luigi Lanzi utilizza il concetto di unità come uno strumento storiografico e lo fa come risposta a una tendenza illuminista che richiedeva comunque una sintesi delle conoscenze in caratteri generali. Questo però non si dice nel gruppo, perché la Presidente infatti vediamo che lo stesso Tiraboschi scrive storia della letteratura in Italia e lui si concentra principalmente su quelle che erano le tecniche utilizzate dagli artisti più che sulle biografie degli artisti, stesso lavoro che fa il Lanzi, per concentrarsi maggiormente su quella che era la storia della letteratura italiana più che sulla storia dei letterati italiani, e questo è un processo che fa anche lo stesso Lanzi. Vediamo quindi che l'Abate non prescinde da quella che era la storiografia precedente, semplicemente la riordina e la inserisce in un contesto più moderno e ovviamente con un nome più unito. Vediamo che però prima di entrare dentro al discorso dell'Abate Luigi Lanzi è importante definire quello che è il contesto storico e culturale in cui ci troviamo. Il Settecento e il XVIII secolo è noto come secolo di grandi cambiamenti, sia dal punto di vista sociale, culturale e soprattutto dal punto di vista artistico. Infatti il patrimonio culturale non era considerato un bene pubblico, in quanto questo era riservato esclusivamente a una certa elite sociale di nobili e aristocratici. Con l'avvento dell'illuminismo vediamo la volontà da parte dei sovrani di voler aprire quelle che erano le collezioni dinastiche al fine didattico per illuminare e istruire la mente del nuovo ceto sociale della borghesia. Per fare questo vengono utilizzati i musei appunto come strumenti. Vediamo che in questo contesto culturale e sociale adopera e lavora l'abate Luigi Lanzi, che nel 1773, dopo la soppressione della Compagnia del Gesù, inizia a lavorare come antiquario di gemme e medaglie antiche nella Galleria di Firenze, e nel 1775 inizia a lavorare al riordino della Galleria degli Uffizi per volere del Gran Duca Leopoldo di Lorena. Vediamo che la Galleria degli Uffizi aveva un aspetto del tutto confusionario rispetto a quello che vedremo successivamente il lavoro di riordino dell'Anzi. Infatti vediamo che la dinastia dei Medici all'interno di questa galleria contenevano le opere in maniera del tutto disordinata, senza alcun tipo di organizzazione logica o cronologica. Infatti all'interno dell'opera, all'interno della galleria, trovavamo sia opere, oggetti di scienza come armi, come gemme, eccetera, ma anche oggetti di arte come ad esempio dipinti e sculture. E la prima manovra che effettua il Lanzi è proprio quello di creare una sorta di ordine e